Io mi chiamo Sebastiano Lomonaco, però in questi giorni il mio nome è Nessuno, cioè Ulisse. Sono nato a Siracusa, a Floridia, un paese in provincia di Siracusa. E quindi la mia modesta cultura si è abbeverata nel mito greco, per cui mi sembra di navigare nel mio mare parlando della mitologia omerica, dell'epica classica. E quale gioia più bella quella di poter raccontare a un pubblico di tutte le età, perché oggi addirittura ci sono dei libricini, c'è una signora di Siracusa che scrive le tragedine, cioè le tragedie di Sofocle, Euripido, per i bambini. E quindi quale gioia più bella quella di raccontare praticamente il mondo in cui sono nato, perché Ulisse sì, è partito da Itaca, ma è stato in Sicilia, ha visto Polifemo, nel nostro grande mare Mediterraneo è successa la storia del mondo, è nata la storia dell'uomo, la storia dell'umanità. E allora questo Ulisse nella riscrittura straordinaria, favolistica, immaginifica di Valerio Massimo Manfredi è uno spettacolo che può essere preso in tanti modi, per cui abbraccia e vuole incontrare il pubblico di tutte le età, dai 5 ai 95 anni. Dice, ma escludiamo quelli che ne hanno compiuti 100? No, se hanno la forza di venire in teatro, noi accogliamo anche i centenari. È una grande favola, il mito. Il mito significa racconto, e quindi è la narrazione della nostra storia, delle nostre origini, della nostra fantasia, della nostra voglia di viaggiare, di vivere, di incontrare, di conoscere. Credo che la mia nascita siracusana mi abbia un po' formato alla gioia del teatro e alla voglia di fare teatro.